progetto qua in Puglia dell'AISO è fantastico, a mio avviso. E devo dire che quando avevo 20 anni, mi ricordo che frequentando Fiesole ho vissuto un'esperienza simile, ma non uguale. È un progetto fantastico, soprattutto anche perché si trova al sud, si trova in Puglia, in una regione fantastica. E credo di poter dire che, almeno per quello che ho visto io, sia l'unica situazione così radicata nel territorio e anche così piena di grande energia e entusiasmo che ho trovato in questi giorni facendo le prove con i ragazzi, che sono ragazzi giovanissimi, 15, 18, 20 anni. Abbiamo fatto anche, stiamo facendo, domani avremo i concerti, un repertorio complicato, perché stiamo affrontando la versione di Fuga e Misterio di Piazzolla per Orchestra d'Archi, stiamo facendo tutta la Carmen Suite di Schrödinger. Quindi si va a affrontare un repertorio incredibilmente vasto, incredibilmente complicato, che mette soprattutto i ragazzi nella condizione di doversi per forza ascoltare. L'importanza di sapersi ascoltare, di saper suonare insieme, di guardarsi, è un lavoro importantissimo, un lavoro incredibile, e questi ragazzi hanno un'energia, una voglia di farlo e veramente, devo dire, anche un talento che è stato bene coltivato da questa associazione, dall'Orchestra Academy, da Teresa Satalino, che è una persona eccezionale, e credo che sia un lavoro incredibile. Io spero che vada avanti questo progetto, che possa crescere, perché sta crescendo, e sono sicuro che se continuano le cose così e si continua a sfruttare le energie dei ragazzi in questa maniera, può arrivare ovunque questa orchestra, questa realtà. Sono convinto e spero di vedere tanti in orchestra da me a Firenze, o comunque per tutta Italia, speriamo, ma per il mondo.